Oggi siamo di nuovo qui perché l'altra volta abbiamo parlato da una parte di Camorra e dall'altra di 'Ndrangheta. Ci è venuto in mente, perché non far confrontare le due realtà, un dibattito Camorra-'Ndrangheta, cioè con Gennaro, rappresentante della Camorra, e con Luigi, rappresentante della 'Ndrangheta. Cosa potrebbe venire fuori in un confronto tra loro due che hanno vissuto questa realtà, che oggi hanno cambiato vita, e tutto quello che ci possono raccontare relativamente a questa cosa? Ripresentiamo intanto gli ospiti, per chi non li avesse visti: c'è un video dedicato con Luigi Bonaventura e un video dedicato con Gennaro Panzuto. E il format di oggi è particolare perché siamo da un barbiere, perché la barberia è il posto secondo me migliore per raccontare anche questo tipo di cose, no? Sono del 74, 48 anni e 10 anni sono stato a capo del mio clan unitamente a mio zio nel quartiere Torretta, Riviera di Chiaia, Gellina. Sono entrato nella malavita sempre in merito a delle problematiche di mio zio, che già era internato molto prima di me in contesti malavitosi, era a capo di questo clan, e ebbe un alter ego con un altro capo zona che gli ammazzò un amico e successivamente voleva ammazzare lui. Allora, di conseguenza, io che ero il nipote, all'epoca facevo le rapine, però già avevo dimestichezza con le armi, potevo difenderlo e ammazzare questa persona che voleva a sua volta ammazzare lui, ed è così che sono entrato nel contesto malavitoso. Ho comandato per 10 anni questo clan, come dicevo prima, poi in ordine cronologico, nell'ultima guerra che ho affrontato nella sanità contro il clan Misso, che è scaturito dalle custodie cautelari, hanno arrestato me, i miei alleati, ho fatto 2 anni di latitanza in Inghilterra, poi sono stato arrestato in Inghilterra, estradato, e dopo circa 1 anno e mezzo ero recluso a 41 bis, ho collaborato con la giustizia. E poi Luigi Bonaventura. Io sono nato nel 1971, quindi un'epoca difficile dove veramente si sparava tanto in Italia. Nasco in una famiglia storica di 'Ndrangheta, quindi comunque sono nato 'Ndranghetista, quindi cioè addirittura ho concepito 'Ndranghetista, e quindi di conseguenza sono stato addestrato e cresciuto con l'educazione 'Ndranghetistica. Apice del potere, avevo 30 anni e non avevo condanne, ho deciso prima di dissociarmi, poi comunque parlando con mia moglie sono passato a collaborare con la giustizia per dare un futuro diverso ai miei figli, non per sfatare lo stereotipo che o si muore ammazzato o si va in galera, perché io conosco tantissimi 'Ndranghetisti che non hanno mai fatto un giorno di galera, e oggi tanti 'Ndranghetisti mandano i figli nelle migliori università, tipo Oxford. Io ho voluto dare la possibilità di scegliere ai miei figli, perché per tanta gente, per quanto può sembrare affascinante appartenere alla 'Ndrangheta, io che ci sono nato, per me è stata soltanto una condanna e una prigione. Oggi sono 16 anni che collaboro con la giustizia, sono riuscito a collaborare con 16 procure antimafia, comprese 2 straniere, sono tra tanti anni che mi impegno nel sociale, sono ideatore insieme a mia moglie di un'associazione che si occupa di antimafia, in particolare il sostegno dei denuncianti e dei loro familiari. L'associazione si chiama Sostenitore dei collaboratori e testimoni di giustizia, e in più sono ideatore di un progetto di informazione che si chiama Striscia Antimafia Slam. La differenza tra voi due: lui sta a viso scoperto, riconoscibile, anzi lo ostenta proprio il viso Gennaro, invece nel caso di Luigi Bonaventura, nonostante si conosca nome e cognome, reati e tutto quanto, sei a volto coperto. In merito al fatture e cappuccio, molte volte in azioni che si facevano eccetera eccetera usavo il cappuccio, no? O comunque siamo mi camuffavo. E oggi che sono nel giusto, che vivo di vita normale, io una vita anche, come posso dire, lavorativa, onesta, no? Perché dovevo avere il cappuccio? Prima mi dovevo nascondere da qualcosa, prima mi dovevo vergognare e dovevo coprire la mia faccia. Oggi sono una persona avveduta, ho capito fino in fondo i miei sbagli e ne vado a testa alta, e di conseguenza il mio cappuccio sarebbe un qualcosa che offusca quello che adesso faccio di buono. Nel tuo caso specifico, tu hai detto: in questo momento io voglio apparire perché mi sento nel giusto e perché secondo me, mai tanto mi conoscono, sto nella mia città, diverso per Luigi che non sta nella sua città e preferisce meno notorietà. Il discorso di Luigi è diverso. Luigi non vive in Calabria, vive al nord. I suoi figli sicuramente andranno a scuola, sua moglie lavora, e automaticamente laddove si toglie il cappuccio, in sequenza diventano riconoscibili anche la moglie e i figli. Io in merito a Napoli, che è qualcosa di radicalmente diverso, anche perché
Dovete capire che a Napoli, anche con il cappuccio, laddove vi faccio vedere con il cappuccio, comunque sì, essendo che mi conoscono bene, no? Sono molto conosciuto a Napoli, sia in merito alla mia carriera da rapinatore, sia in merito alla mia triste carriera da malavitoso. Io quando sono tornato a Napoli ho preso una presa di posizione attraverso i media, no? Invitando alle persone ad avere coraggio. Ti parlo dei commercianti, ti parlo delle persone che vengono vessate tutti i giorni dalla camorra, no? E laddove io poi mi copro con un cappuccio, automaticamente sminuisco o comunque sia risulto ipocrita nel messaggio che mando ai commercianti, tutte le persone che vengono vessate a ribellarsi. E per questo motivo, scusami, ho rifiutato anche la protezione, che quando sono ritornato a Napoli avevano creato le condizioni del mio ritorno forzato a Napoli, perché io sono tornato a Napoli malvolentieri. La procura, dottoressa Celeste Carrano, mi fece la proposta di tornare nel programma di protezione, cosa che io rifiutai proprio perché io quando sono ritornato a Napoli ho preso quella posizione netta e decisa contro la camorra e i camorristi, invitando le persone di non avere paura. Ma poi c'è anche da aggiungere che la mia famiglia vive sotto programma di protezione, anche perché mia moglie è una denunciante e quindi è anche in pericolo per sé per le dichiarazioni che ho fatto io, quindi devo anche cercare, visto che comunque abito con loro, anche se io non sono sotto programma di protezione, poi abito con loro, diciamo che sono solito recarmi a casa della mia famiglia, e sarebbe anche mettere in difficoltà il sistema di protezione nel quale la mia famiglia adesso risiede, vanificando io la conoscenza del luogo e quindi dei familiari. Quindi sono determinate situazioni, però ripeto, Gennaro vivendo a Napoli fa benissimo non indossare il cappuccio. Io se vivessi a Crotone attualmente sarei senza il cappuccio. I primi 2 anni l'ho fatto, però alla fine dei conti sono 10 anni che vado avanti così. La cosa che volevo capire con voi è la vostra visione dell'organizzazione opposta, nel senso, cosa ne pensa Gennaro dell''Ndrangheta e cosa ne pensa Luigi della camorra? Io su questo aspetto parlo per cognizione di causa. Cosa significa cognizione di causa? Che essendo che sono stato, metto tante virgolette, veterano della camorra e ho fatto tanto carcere, ho avuto a che fare con tantissimi calabresi. Differenza fra camorra e 'Ndrangheta te la dico in una sola parola: la camorra alla fine è inconcludente, nel senso che non arriva mai a un livello massonico, mentre invece la 'Ndrangheta è concludente, in riferimento che è arrivata a uno status che si è insidiata nel tessuto sociale anche europeo. La camorra siamo molto più rumorosi, prova di questo noi abbiamo tantissimi collaboratori. Oggi è diventato normale la collaborazione anche nella 'Ndrangheta, ma prima, ti parlo di una decina di anni fa, la 'Ndrangheta aveva pochissimi, si contavano sulle dita di una mano i collaboratori di giustizia. In merito alla condotta della camorra, con svariate guerre di quartiere e quant'altro, che portavano numerosissimi arresti, era sintomatico poi che uscissero tanti collaboratori che mettevano in ginocchio tante organizzazioni. Poi c'è da dire che, a differenza della camorra, la 'Ndrangheta, in merito alle alleanze, le fanno attraverso vincoli parentali, cioè prendono una donna di un clan e un maschio di un altro clan, li fanno sposare, quelle cose di molti secoli fa. Loro è attuale questa cosa proprio per suggellare le alleanze e farle diventare caratteristicamente familiari e di conseguenza evitando tanti effetti collaterali collaborativi. La 'Ndrangheta è molto più concludente, mentre invece la camorra è molto inconcludente. Le mafie hanno tutti quanti una matrice, quindi vengono tutti dallo stesso punto. Poi alcune di queste si sono adattati nelle varie regioni in base agli usi e costumi di quelle regioni e pure ad alcuni eventi che sono successi. La camorra ha puntato tutto sull'apparenza: se tu non ti comporti da camorrista non sei camorrista, se tu non mostri che hai un macchinario, una casa, allora vuol dire che non sei di successo, ha puntato tutto lì sopra, che rientrerebbe quasi nella coerenza di quello che una volta si chiamavano gli uomini, quindi io sono un uomo, sono dichiarato, sono camorrista e sono dichiarato. Invece la 'Ndrangheta ne ha fatto del suo principio era il segreto, perché comunque sono organizzazioni segrete, quindi ha cercato sempre di valorizzare questo aspetto segreto, e quindi invece principalmente a conduzione familiare. La camorra non è una mentalità camorrista, o le regole camorristiche non sono una mentalità che comunque è omogenea per tutta la regione Campania. Ci sono tante tipologie di camorre in Campania. Invece
invece, nonostante tante guerre, Calabria, dopo le due guerre più importanti, quello del 75-81, 85-91, oggi la 'ndrangheta è un fenomeno omogeneo in Calabria. E quindi non ci sono scuole di pensiero differenti. Lì in Campania troviamo le vecchie famiglie che si occupavano principalmente di contrabbando di sigarette. Poi arriva la nuova camorra organizzata che crea una struttura unitaria verticistica, quindi parliamo di Raffaello Cutolo. Ma se andiamo verso la zona di Salerno, oppure la camorra dei Casalesi è differente dalla camorra napoletana, quindi è un po' più strutturata come la 'ndrangheta. Poi tante differenze le hanno fatti pure gli eventi storici. Io credo che la 'ndrangheta abbia imparato tantissimo dalle brutte esperienze che ha avuto sia la camorra sia Cosa Nostra. La camorra, la brutta esperienza che ha avuto è quando Raffaele Cutolo decide di dichiarare in qualche modo anche lui guerra allo Stato, e quindi abbiamo visto la fine che ha fatto. Dalla Cosa Nostra invece, quando va a creare uno scontro frontale trasformandosi in una Cosa Nostra stragista, attaccando i magistrati, lo Stato, quindi la morte di Falcone e Borsellino. Abbiamo visto il loro declino, e da lì la 'ndrangheta ha approfittato del momento, ha imparato dalle brutte esperienze e si è strutturata meglio un'organizzazione unitaria, verticistica e segreta. Voi che cosa ne pensate delle altre associazioni mafiose? Le reputate diverse, simili, sono più pericolose, meno pericolose? Allora, la mafia italoamericana nasce sempre dalla stessa matrice, quindi comunque sono i meridionali italiani che partono per le Americhe, lì quindi siciliani, calabresi e altri portano la loro cultura, dove alcuni di questi erano già mafiosi, mica sono diventati mafiosi negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la quarta mafia, quindi stiamo parlando della mafia foggiana, in realtà la mafia foggiana tutto sommato cos'è? È una creatura della camorra e della 'ndrangheta. Quindi andiamo con la Sacra Corona Unita, creata anche nel carcere di Trani, che è una costola della 'ndrangheta. I natali per formare la Sacra Corona Unita la da Bellocco e dal Varo nel carcere di Trani, quindi stiamo parlando di 'ndranghetisti. Ok, per quanto riguarda l'altro tipo di mafia pugliese, l'influenza principale la subisce dalla camorra, che la subisce ancora prima della 'ndrangheta, in quanto comunque la Puglia è predisposta nel modo più strategico per quanto riguarda il contrabbando di sigarette. Ricordiamoci che in un certo periodo storico le mafie, il contrabbando delle sigarette era come oggi le droghe, e quindi comunque dai Balcani per la Puglia arriva marijuana, arrivano sigarette, arrivano armi, e quindi l'influenza camorristica ha prevalso ancora prima della 'ndrangheta. Quindi cosa troviamo? Troviamo una mafia che principalmente nasce dalla camorra e dalla 'ndrangheta. Poi sicuramente si saranno organizzate, si saranno create altre realtà. Oggi cosa abbiamo? Abbiamo da Bari a scendere la Sacra Corona Unita, quindi dal Salento abbiamo questa forma di mafia camorristica. Andiamo a Foggia, abbiamo la società foggiana, abbiamo la mafia del Gargano, sempre nella provincia di Foggia, poi abbiamo quella di Cilagnola, ma sono tutte organizzate un po' diversamente. Per esempio quella del Gargano è una mafia, quella che noi chiameremmo mafia dei pastori, un pochettino più strutturata differentemente. Invece quella, la società foggiana, si muove già diversamente, si muove a batteria. Quindi io credo che comunque la mafia pugliese sia una creatura principalmente della camorra e della 'ndrangheta. E invece Gennaro, tu che sei stato anche in carcere, no? Che hai avuto comunque momenti di carcerazione anche dura, come le hai viste le mafie all'interno del carcere? Cioè, c'era un rapporto di equità tra di voi, oppure magari il camorrista poteva avere degli attriti con l'andranghetista, col mafioso, con le altre mafie? Cioè, qual era il rapporto all'interno del carcere tra le varie mafie, i rappresentanti anzi delle varie mafie? Conflittuale però no, per dinamiche esterne, conflittuale in merito a dinamiche nel quotidiano del carcere. Perché, tornando al discorso poi, vedi, dalla differenza di cultura proprio, ok, di territori eccetera eccetera, e anche come stile, secondo me, di vita, no? Loro anche in carcere sono molto rigorosi in merito a delle regole che possono sembrare banali, ma per loro non lo sono. Ti faccio un esempio più pratico, no? Viene l'estate, in stanza ci togliamo le magliette, quando fa caldo sai, truce nelle celle, senza problemi ci togliamo le magliette. Fra napoletani non ci, cioè, sta cosa è normale. Loro no. Per loro gli intendi quale mafia? Calabresi, ma anche siciliani? No, i siciliani in carceri, in merito alle regole del quotidiano nel carcere, sono molto più similari a noi. L'unica differenza che ho trovato, in merito, sai, a, forse sorridete, no? Ai pantaloncini. Loro a passeggio non mettevano pantaloncini. Però, tornando al discorso, la differenza che in qualche modo portava ostilità, discussioni tra i calabresi e i napoletani, io ho avuto a che fare con i piromalli, i pesci.
anche tanti cognomi blasonati. Questa cosa che in qualche modo, sai, loro avevano un'etica morale in carcere, però te l'ho detto, in merito a quando si finiva di mangiare doveva dare il permesso il capotavola o il capostanza che ti potevi alzare, mentre invece noi napoletani siamo molto più liberi, più easy, sai, non c'era tanta restrizione, tanti protocolli, se così li posso chiamare, in modo poco appropriato, ma invece i calabresi sì. Allora per noi napoletani, che eravamo molto più easy, risultavano pesanti, e le discussioni nascevano quando in una stanza capitavano napoletani e calabresi, sai, perché capita. Tipo per esempio le Bibbia, ti faccio un esempio, no? Pure ci sono stato al reparto AS, prima che mi mandassero a 41 bis, c'erano delle stanze a 6, a 7, e capitava che c'erano due calabresi, tre napoletani, o tre calabresi e due napoletani, allora la connivenza era ostile, perché c'erano due culture diverse, due modi di comportarsi diversi nella stanza. Questo spingeva poi a creare stanze solo napoletani, solo calabresi, e nonostante ciò, anche per una partita di pallone, no? In qualche modo poteva nascere un qualcosa, perché fra noi napoletani, se ti dicevo scemo finiscila, non gli pesava, invece se lo dicevi a napoletano o calabrese gli pesava, sa, tutto girava sul filo di rispetto, e questo portava ostilità, cosa che è paradossale, perché poi di fatto 41 bis non hai tanto modo di confrontarti, no? Perché tu stai in una stanza solo tu, e di fronte c'è il calabrese con la stanza da solo anche lui, no? Nella tua stanza camminava a petto nudo, e di fronte lui, anche che era nella sua stanza, io nella mia stanza, gli poteva dare fastidio e si sentiva mancato di rispetto, e sono nate discussioni forti, anche se verbali, ma forti. E questo, vedi, anche nel contesto carcerario c'è una netta differenza come stile di vita nel quotidiano, no? Fra il calabrese e il napoletano. Dalla 'ndrangheta si sente l'organizzazione perfetta, si sente che il vero uomo dovrebbe essere 'ndranghetista, quindi c'è anche questo aspetto qua. E poi ci sono delle situazioni che magari, per quanto riguarda le altre associazioni mafiose, lo 'ndranghetista ha sempre avuto qualcosa da dire, ma magari solo anche un po' di antagonismo concorrenziale nei momenti di pax, perché magari lo 'ndranghetista non prende e non fa la prostituzione, invece la camorra fa pure la prostituzione. Anche i siciliani dicono noi non lo facciamo, però i calabresi dicono va bene, voi non fate prostituzione, però vi prendete il pizzo di chi la fa, invece lo 'ndranghetista non lo fa. Lo stesso reato di usura dalle nostre parti, almeno la mia zona, era considerato qualcosa di brutto, uno strozzino, un cravattaro, era qualcosa di brutto, era alla pari di un magnaccio. Quindi però, detto queste differenze che c'è, alla fine dei conti le mafie sono tutte unite, sono unite, i compari si sentono, ci sono compari importanti, ci sono pezzi da 90 in tutte le organizzazioni, Camorra, Cosa Nostra e 'Ndrangheta, che di queste cose lasciano il tempo che trovano, pensano di fare buoni affari, di mantenere le alleanze e di andare avanti. Le mafie sono alleate. Posso aggiungere qualcosa in merito a quello che ha detto Luigi? Che molto spesso molte alleanze, poi molti contatti, paradossalmente si sono creati proprio in carcere. Va bene, carcere, sì. Cioè, se vogliamo parlare, no, di un rapporto fra calabresi, siciliani e napoletani, le varie mafie, no? I primi rapporti si sono suggellati in carcere. In carcere si sta tutta la giornata dentro, a volte è pure una situazione di creare giri, situazioni varie. Io personalmente nella cella ci siamo sempre comportati da calabresi con le nostre regole, perché comunque la 'ndrangheta ne ha fatto un principio rispetto alle regole. Quindi comunque in ogni caso la 'ndrangheta è anche un culto, una religione, una mentalità, un pensiero anche che va portato avanti, c'è, cioè un'educazione, un'ideologia, penso di aver aggiunto qualche parola in più. Ma nelle carceri, alle fine dei conti, si cerca di andare bene d'accordo, ma anche fuori, e in più comunque sono create delle predisposizioni che sono servite in tutti questi anni a creare un deterrente per quelle che possono essere le differenze culturali. E quindi tanto è vero che nella maggior parte dei carceri il calabrese va nella cella col calabrese, il napoletano col napoletano e il siciliano col siciliano. Oggi un po' le cose stanno cambiando, ma è anche allentata però la pressione delle organizzazioni sulle altre organizzazioni. Ma quello che ti posso dire è per certo che sono tutti alleati, nel buon nome del potere e degli affari sono tutti alleati, ma per loro il nemico non è il camorrista, per loro il nemico è il carabiniere o la magistratura che li vuole arrestare. Alcuni reati che sono anche mal visti dalla stessa organizzazione criminale, per lui ha detto noi calabresi non facciamo la prostituzione, vediamo male il prestito a strozzo. Tu come l'hai mai visto questi due reati che lui ha citato, cioè prostituzione e prestito ad usura? Io nel mio clan, dato di fatto giuridico, l'usura non l'ho mai voluto fare, lo faceva mio zio, perché per me l'usura è un qualcosa, sai, io che vengo dalla fame,
vengo dai disagi, dalla disperazione. L'usura è nata su queste cose, sulla fame, sulla disperazione. Allora ho sempre preso le distanze. Ovviamente tu puoi dire a me, ma però lo faceva tuo zio. Sì, è vero. Però io personalmente, ti dico la verità, mi prendevo una tassa sul mio zio, cioè nel senso che non volevo sapere nulla ed è ipocrita, ma i camorristi sono ipocriti. Io ero camorrista ed ero ipocrita. Io, mio zio, Gennaro, ha guadagnato 100 milioni, investili in questo business che sto facendo, che era, lui lavorava con i colletti bianchi, no? Dava prestito ai dottorati e quant'altro. Io dicevo no, non lo volevo fare, però periodicamente, per esempio, sui suoi introiti io mi prendevo una cifra. Poi in merito alla prostituzione ti dico, la mia malavita, questa cosa, cioè mai fatta, nemmeno per tipo la modalità che facevo con mio zio, no? Che non volevo sapere, però poi mi prendevo, no, nemmeno questo, però a Napoli c'erano clan che facevano prostituzione. E ti faccio un esempio: c'era un quartiere di Napoli, via Soprammuro, che c'erano delle persone che facevano la prostituzione a carattere familiare, e c'erano i Mazzarella, che è un clan storico di Napoli, blasonato di Napoli, che era netta contrapposizione con noi, che facevamo parte dell'Alleanza di Secondigliano. I Mazzarella periodicamente mi mettevano una sorta di tassa, o per esempio 5.000 euro a settimana, e davano il benestare a queste persone che facevano questa prostituzione sopra questa strada, ai pressi di Piazza Mercato. Poi per quanto riguarda sempre la prostituzione, l'usura, esempio i casalesi, anche nel giulianese, casertano, la droga è l'usura, adesso sì, credo di sì, ma in passato anche loro, ti parlo del casertano, giulianese, era un veto, era un tabù, l'usura. La droga. E ovviamente Napoli è molto articolata e si deve fare un distinguo doveroso fra Napoli centro e la periferia, o comunque sia la provincia. Cambia, come diceva prima giustamente Luigi, per esempio i casalesi si accostano più a una malavita mafiosa, i maranesi si accostano più, ti parlo di Nuvoletta, più una camorra filo mafiosa, mentre invece napoletano siamo tutti figli della nuova famiglia costituita Luigi Giuliano, in contrapposizione con Cutolo. La camorra attuale adesso, anche se radicalmente diversa, attualmente oggi è uno specchio riflesso di Gomorra, però comunque sia, nonostante ciò, siamo figli tutti della nuova famiglia, le dinamiche, sai, l'orientamento. Tra le differenze tra le due associazioni criminali, secondo me anche un po' a livello culturale, nel senso che dal racconto di Luigi io ho sentito che c'è una preparazione quasi militare, ci si nasce o comunque per diventarci c'è questo vincolo di sangue, eccetera. Nel caso di Camorra invece è stato molto più pratico, nel senso lo zio di Gennaro è stato fortunato perché lui aveva già esperienze nello sparare, nel fare, eccetera, però alcune volte c'è anche un po' più di improvvisazione, perciò sia culturalmente ma anche di preparazione scolastica, no? Ho visto che è un po' più basso il livello della Camorra rispetto all'Andrangheta, non so se mi confermi pure questa cosa. Già da piccoli nascono proprio per, no, non per disagi diventano 'ndranghetisti, diventano 'ndranghetisti proprio per una condotta, una linea familiare, come nobili, Esattamente. uguale. Mentre invece il camorrista no, il camorrista nasce scugnizzo. Che poi scugnizzo non significa delinquente, attenzione, però scugnizzo significa un ragazzo del popolo, un ragazzo di strada, un ragazzo che comunque sia, sai, già da piccolissimo deve darsi da fare per guadagnare soldi, che lo può fare attraverso il lavoro o attraverso poi piccoli furti, eccetera, eccetera. La differenza radicale è che l'ndranghetista si nasce, mentre invece camorrista si diventa. Ma l'andrangheta, allora, mi pare di capire, soffre meno la fame inizialmente. Le persone che vengono usate nella 'ndrangheta, come per esempio usano gli squignizi, come diceva Gennaro, per esempio la Camorra è più pratica usare le altre persone, e che poi questo comporta però delle problematiche, perché poi escono collaboratori di giustizia, nascono Effettivo di continuo laterale. faide e cose varie. Invece nella 'ndrangheta non si è tanto i soliti usare le persone, però è normale che c'è una parte di 'ndrangheta balorda che patisce anche la fame e lo fa per fame, ma poi la fame cosa vuol dire? Che non possono comprarsi lo champagne, le belle donne, la cocaina, e in realtà lo 'ndranghetista non lo vai a fare per soldi. Nessuno delle famiglie importanti blasonate, ecco, che li chiamiamo casati, ecco, forse è meglio la parola giusta, e effettivamente lo fa per soldi. Allora perché lo si fa? Lo si fa per ideologia, lo si fa per credo, lo si fa per potere.
potere. Quindi nasciamo già un po' benestanti. La mia famiglia, quando io sono nato, l'ho trovata già benestante. È una criminalità innata, invece camorra, da quello che ho capito. È un'ideologia, è una cultura, è un modo di pensare. Se tu parli con lo trentista non può riconoscere la Repubblica Italiana sotto certi aspetti, perché loro già si riconoscono, prima ancora che esistesse lo Stato italiano, si riconoscevano come autorità sul luogo. Con lo trentista, se tu parli con lo trentista, almeno adesso le cose stanno cambiando, così anche con l'usura, nessuno dice: ah, ma tu ti vai a prendere dei soldi che non ti toccano. Lo trentista dice: non sono io che vado a prendermi i soldi che non mi toccano, questo è il mio territorio, la mia regione, è lo Stato che si prende i soldi che non si toccano, la mazzetta con le tasse. Questo è il ragionamento dello trentista. Noi c'eravamo prima. Camorrista è nato da un disagio, dalla fame, dalla miseria, mentre invece il trentista, da dove nasci, erediti palese la linea dei tuoi genitori. Relativamente alla camorra c'è stato un mondo dietro, tra le fiction, i film, tutta una serie anche di libri, in particolare lo stesso Camorra di Saviano, che hanno portato ovviamente questo argomento non solo alla ribalta, ma che lo hanno anche idealizzato. La mafia, da una parte, c'è stato tra film, poco di serie, perché c'è stato giusto la serie quella su Totorina e qualche altra cosa, e anche lì libri c'è stata poca roba. Però per il discorso 'ndrangheta non c'è praticamente niente. Cioè, qual è oggi il limite grosso, che poi è forse la forza della 'ndrangheta, che non se ne parla ancora in nessun modo? 'Ndrangheta si è migliorata sui nostri sbagli, sia della mafia e sia della camorra. Allora, ha fatto meno rumore. Di conseguenza, rumore cosa significa? Processi, blitz e quanto altro, eventi che hanno messo in ginocchio Napoli, che hanno messo in ginocchio la Sicilia. Di conseguenza i registi, i soliti ignoti, quei grandi galantuomini, ovviamente sono andati sul pezzo dove c'era più cronaca, c'erano più eventi che hanno fatto la carne al fuoco. Esattamente. Ma infatti l'abilità dell'andrangheta è proprio questa, il fatto di essere riusciti a non, oltre a non far parlare, ma neanche romanzare. Perché sapete qual è il discorso oggi? Se io fossi un bravo regista, scriverei qualcosa sull'andrangheta, perché è quella che manca nell'insieme. Con molta probabilità c'è pochissimo materiale per farlo. Io, per esempio, una cosa che ho sentito e che ha portato alla ribalta Gratteri, il magistrato, lui ha detto che addirittura l'andrangheta si è fatta costruire un social network suo per comunicare tra affiliati e rimanere fuori da quel giro di ostentazione, nel senso, un piccolo social network, un piccolo sistema messaggistica criptato che passa in una forma anche molto difficile da intercettare, che permette di dare quella parte tecnologica che altrimenti sarebbe mancante in questo momento, ma rimanere sempre nell'ombra. Specialmente gli dranghetisti cercano di controllare i social, quindi usano delle pedine, magari piccole e medie, che cercano comunque di fare la propaganda nel modo giusto che devono farlo. Lo dranghetista è come se fosse stato sempre un conservatore dei segreti, quindi veniamo da una cultura dove comunque c'era anche da proteggere il segreto religioso, tant'è vero che ci sono delle vedute anche religiose che si spiegano. Per esempio la Maddalena, la 'ndrangheta la conosce prima della Chiesa, che comunque l'ha riconosciuta di recente, 2008, qualcosa del genere, già la 'ndrangheta esiste. E il fatto di film è perché lo 'ndranghetista non è un l'ovidiano, lo 'ndranghetista non appare, lo 'ndranghetista non cerca di essere come magari Al Capone, John Gotti e tanti altri personaggi che si sono esposti. Lo 'ndranghetista capisce che questa situazione è controproducente, quindi non dà per quello che l'immaginario collettivo quel fascino che possa attirarmi in un film. Ecco perché c'è meno situazione hollywoodiana. Queste sono le cose. La cultura drangheta è molto differente sotto certi aspetti a quella della camorra e altro. Per esempio, i camorristi chiamano gli dranghetisti infami a prescindere. Perché? Perché nella 'ndrangheta, per proteggere l'organizzazione madre, tu potresti anche essere legittimato a infamare. Quindi da santista in poi, io per proteggere l'organizzazione madre posso accusare qualcuno dei miei affiliati, per farti un esempio. Per quanto riguarda la 'ndrangheta, tu, per esempio, non è, io se tornassi a Crotone, per fare un esempio, non è soltanto ti ammazzano, perché non è questo il punto, potrebbero anche non ammazzarmi. Se io ritornassi a Crotone, fanno terra bruciata, Simone viene a salutarmi e qualcuno lo guarda con gli occhi storti, qualche parente viene a casa e gli bucano le ruote della macchina, o la aggrediscono, o vanno sul posto di lavoro, fanno in modo che ti scatenano come se ti mettessero la lebbra addosso, oltre che comunque ti possono anche ammazzare. È una situazione differente, mia madre, i miei fratelli, i miei zii, i miei cugini, verrebbero
loro perseguiti, fatto in modo tale proprio da farmi loro stessi i primi in famiglia a farmi pressione. Tanto è vero, l'organizzazione è predisposta così e si impone in modo severo che deve essere la stessa famiglia principalmente a risolvere l'onta. Tanto è vero che io gli agguati che subisco li subisco principalmente da componenti della mia famiglia. C'è da dire una cosa sul fattore fiction, perché i calabresi no? Vi do a fare una riflessione. Prima, no? Quando ho detto mafia massonica, no? E ho fatto riferimento alla Calabria, io credo anche questo. Cioè, in Italia lo sapete, no? Io credo che oggi non ci facciamo meraviglia di nulla. Sono fortemente convinto che è anche possibile che un qualcosa dettato da mafiosi calabresi stanno in un livello molto alto, in qualche modo far sì che non esca nessuna fiction sulla, perché la loro politica è essere silente. E quando si parla sì, certo, di una mafia massonica, sì. Nella fattispecie calabrese, che oggi senza se e senza ma, che piaccia o non piaccia, la fanno loro da padrona, sia in merito al mercato della droga, sia in merito al tessuto sociale, no? Imprenditoriale e quant'altro. Sì, ma noi abbiamo anche delle dichiarazioni in merito negli anni passati, che comunque si dice del coinvolgimento dei servizi segreti in questi accordi con, per alcune situazioni, soprattutto per i sequestri di persona, dove questi qua si adopereranno per cercare di mantenere la 'ndrangheta, di non farla apparire. Ma lo 'ndranghetista, lo 'ndranghetista non ti dirà mai io sono un 'ndranghetista. Lo 'ndranghetista sfila, lo 'ndranghetista si mimetizza, lo 'ndranghetista si integra. Tu non vivi, tu non puoi vivere in quella città, perché tu subiresti subito, se io tornassi indietro, subiresti subito la pressione, perché la pressione la società culturale la fa in primis sulla famiglia. Lasciamo stare, posso parlare in generale. Quindi tu, mio fratello, vieni messo in pressione per far sì che tuo fratello se ne parti. Tu sei tu che devi andare a lavare l'onta, sei tu che devi andare a recuperare le corna, tu parente devi farlo. È diverso, capito? Quindi tu andresti a vivere in una situazione dove tutto ti è ostile, pure il parente più buono, l'amico più buono ti dice: Luigi, vai via, non metterci più in difficoltà. Cioè, oltre al rischio, hai proprio la terra bruciata intorno, terra bruciata, che è quello che fa di più. Tu oggi ti muovi tranquillo per il tuo quartiere, tant'è che hai aperto, come dicevamo prima, dei locali e le persone ti salutano, nessuno ti fa terra bruciata. Cosa lo associ questa cosa qua? Cioè il fatto che la 'ndrangheta da questo punto di vista è molto serrata, addirittura i tuoi parenti più stretti ti chiudono e neanche ti parlano, se non addirittura potrebbero ucciderti. Invece nel tuo caso specifico... Perché la camorra a Napoli è lo specchio riflesso di una subcultura, mentre invece la 'ndrangheta è uno specchio riflesso culturale. Guardate, c'è una netta differenza. Io, essendo sciugnizzo, figlio di quel popolo, laddove ero piccolo, tantissime persone sono stato aiutato, ok? E sono le stesse persone poi che quando mi sono fatto grande e comandavo in quel quartiere, avevo un'attività commerciale e quant'altro, io estorsioni non ho mai fatto. Ho sempre cercato di essere figlio di quel quartiere, figlio del popolo, e aiutare quel popolo. Non ero un Robin Hood sicuramente, perché comunque sia questo alla fine poi ti porta un tornaconto. Tornaconto cosa significa? Consensi. E i consensi automaticamente ti fanno durare di più. Però io ti dico la verità, ti sono estremamente sincero, io all'epoca avevo questa posizione solo perché ero riconoscente a quelle persone che mi hanno cresciuto, e automaticamente, sai, ero incapace di fare qualsiasi richiesta. E oggi, se ho il lusso di stare nel mio quartiere e chi mi fa quadrato sono proprio queste persone qua, che io non ho trattato male, non ho abusato dei miei poteri nel passato, e automaticamente, vedi, oggi mi ritrovo con una posizione anomala, anche per la procura stessa, per la questura, perché io ho fatto clamorosi danni giuridici alla mia alleanza, al mio clan, a tanti clan a Napoli, e clan no, clan di poco rilievo, clan blasonati, ti parlo di Ricciardi, Contini, Mallardi, ancora oggi hanno un potere affermato sul territorio. Relativamente alla vostra carriera criminale, qual è stato il punto più alto e il punto più basso della vostra carriera criminale? Che io ero rapinatore, io scippavo Rolex, borse di oro, sai. All'improvviso a me la malavita non mi è piaciuta, dico la verità, perché avevo nel sangue fare le rapine, cioè il mio mestiere. Da piccolo ho cominciato a 13-14 anni. Però cos'è successo? Nel 1998, che è stato il picco della mia carriera malavitosa, sai, senza nemmeno rendertene conto, mi sentivo amato soprattutto nel mio quartiere, sai, i consensi, capisci? Vedevi che le persone si relazionavano a te diversamente, perché poi paradossalmente, credimi, sono il popolo che ti fa capire che tu hai preso una posizione diversa,
perché io mi sentivo sempre la stessa persona, credimi che è così. Picco, malavitosamente parlando, criminalmente parlando, visto a considerare che conoscevo solo quelle regole, conoscevo solo quella realtà, che di conseguenza diventa normale, ritrovarmi a capo di un clan e avere contezza poi che l'atteggiamento delle persone veneravano, per me è stato un picco di, no di felicità, ma di gratificazione, criminalmente parlando. Mentre invece poi il picco di infelicità l'ho subito nel 2004, perché ho capito che per me uccidere una persona non mi faceva né più caldo né freddo, anzi, te lo dico a denti stretti, ci sono stati dei momenti che avevo bisogno, che poi il mio psicologo mi ha detto avevo bisogno di adrenalina, avevo bisogno di fare un'azione di fuoco, andavo quasi in astinenza, ho metabolizzato tanto, no? Tante cose, però l'unica cosa che non riesco a metabolizzare è quella mia arroganza, quella mia cinicità, se così si dice, ero molto cinico, quel mio distacco estremo con un atto così grave, uccidere una persona, onestamente ancora oggi questo faccio fatica a metabolizzare e vivo di un sordo rancore con me stesso, e questo è stato il mio picco di infelicità, laddove ho capito che ero diventato senza se e senza ma un animale. E invece nel tuo caso, Luigi, qual è stato il momento più alto della tua carriera criminale e invece il momento per te più basso, più difficile? Io penso che effettivamente il momento più alto e più basso per me coincidono nello stesso periodo, quindi è stato quando mio zio mi ha dato il potere, perché lui era malato terminale, quindi avevo 30 anni, cioè nella 'ndrangheta 30 anni, nessuno diventa capo di un qualcosa. Oggi ci sono tantissimi ragazzi che a 30 anni non hanno nemmeno una macchina, vivono con i genitori. Io tantissime macchine, tantissime cose, e quindi è stato il momento più basso, perché era una responsabilità che io non volevo, anche perché comunque ero un ragazzo, a me mi piaceva sparire da Crotone, andare a Riccione, andare in altri posti, divertirmi come fanno tanti, pure bevendo, donne, tutte queste cose qua, ed era una responsabilità. Per quanto riguarda la mia adrenalina, io ho sempre considerato gli omicidi, cioè erano degli ordini, delle cose necessarie, ma non ho mai provato adrenalina, quindi anche in quel momento di comando per me è subentrata un'altra fase, ma tanto è vero che poi mi ha portato la dissociazione e poi la collaborazione con la giustizia. Non riuscivo più a motivarmi, sono ordini e devo farlo. Quando comandi devi decidere che punizione deve ricevere Ciccalone, se deve vivere o deve morire, e qui è diverso il discorso, è più responsabile, va oltre pigiare un grilletto. Invece i miei dosaggi di adrenalina, ne avevo bisogno anch'io dei miei dosaggi di adrenalina, ma non sono mai stati inerenti agli omicidi. I miei dosaggi di adrenalina era fare grosse rapine, milionarie, fare importanti traffici di droghe, miliardari, fare operazioni economiche di un certo spessore, quello era soprattutto dove nessuno si doveva fare male, quindi la rapina milionaria dove nessuno si faceva male, era quella la mia adrenalina. Se Gennaro magari fosse stato già figlio di camorrista, già magari il padre un boss eccetera eccetera, forse avrebbe cercato stimoli in altre cose, perché quelle basilari le aveva. Della mia vecchia carriera da rapinatore era in merito agli introiti di rapine. Poi per quanto riguarda il fattore camorristico, i introiti erano in merito alle grandi opere pubbliche, diciamo l'estorsione, dai. Però, ripeto, no ai commercianti, ai piccoli commercianti, eccetera, eccetera. Parlo di grandi opere pubbliche. Questo poi, vedi, il discorso di prima mi ha differenziato dalla mia gestione e dalla gestione degli altri. Io sono cresciuto da bambino con la mentalità che il mondo si divide in due. Esiste la Calabria e tutto quello che lo diventerà. Quindi sono cresciuto con una cultura di conquista, di colonizzazione, ma tanto è vero, oggi l'unico fenomeno che noi non possiamo minimamente permetterci a dire la 'ndrangheta calabrese. Da dove prendiamo questo dato, la 'ndrangheta calabrese? Possiamo dirlo della Camorra, possiamo dirlo di Cosa Nostra, dove sono collocate, ma non della 'ndrangheta. Se oggi la 'ndrangheta è radicata, parliamo a livello nazionale, ma possiamo andare anche a livello internazionale, la 'ndrangheta è radicata in ogni regione italiana, quindi Lazio, Veneto, Lombardia, Piemonte, Marche e così via di seguito. Quindi non è più una mafia regionale, ma una mafia nazionale di certo e multinazionale anche. Quindi, e poi la grande è una massomafia pure, anche a livello internazionale, in Sud America i calabresi, i 'ndranghetisti sono di casa, i 'ndranghetisti in Sud America hanno fatto dei matrimoni combinati, lo stesso Pannunzi che ne parlavamo, un figlio o una figlia ha sposato la figlia o un figlio di un signore dei cartelli. Guarda, ma io penso che pure è una questione di grande numeri, no? Se tu mi consenti, Simone,
Poi è chiaro che sono capitati degli episodi, a volte anche punitivi, ma spiegami una cosa, anche per logica. Allora, 100 imprenditori pagano 500 euro, quindi in totale sono 50.000 euro al mese. Quando si fa un colpo di 1 milione di euro, 2,5 milioni di euro, o una partita di cocaina, non sono 50.000 euro, rischi quella volta, non rischi per 100 persone che comunque tu versi ogni mese, e che quindi c'è sempre la possibilità che intercettano qualcosa o qualcuno di loro se la canta. È anche una questione, in modo di pensare. Perciò la 'ndrangheta preferisce lavorare su quella partita piuttosto che mettersi, ma sì, 100 persone, certo. E di cui, per la, come hai detto tu, per la legge dei numeri, forse uno di questi a un certo punto non ci sta più e rischi comunque un problema. Per esempio, tu non hai mai visto come viene formato un santista, quindi tu non hai mai visto che con il coltello si fa una croce qui sopra, si mette il sangue e tante altre cose. Tu non hai mai visto la mazzoliata, che comunque è la caratteristica, dove con le carte napoletane, io ti dico a te che sono un musicista. Senza dirtelo, naturalmente devi essere qualcuno che conosce le regole di gioco. Qui io, per esempio, quando sento parlare alcune persone e parlano di folklore, potrebbe anche essere folklore sotto certi aspetti, però la vedo più ancora l'affiliazione funziona. Se gli dranghetisti ancora si affiliano, a differenza delle altre organizzazioni. Sì. Differentemente dalle altre organizzazioni, nella Camorra non fanno più affiliazioni, in Cosa Nostra non fanno più affiliazioni, cioè ci dobbiamo domandare, ma potrebbe essere anche uno dei successi della 'ndrangheta, la gente ha bisogno di sentirsi appartenente a qualcosa. Se lui va ad in Australia e dice io sono un camorrista, pure gli altri camorristi gli diremmo cazzo, se un 'ndranghetista va in Australia e dice io sono un amico, viene abbracciato. Perché? Ecco perché la mamma. Perché tu dove vai, un figlio di mamma 'ndrangheta viene abbracciato da altri 'ndranghetisti. Sono discorsi che secondo me li dobbiamo spiegare meglio, perché sono stati raccontati un po' male. Ancora tuttora per la vecchia 'ndrangheta, se esiste. Lo sgarrista una volta era la massima carica, cioè sgarro. Allora le cariche si dividevano in picciotto onorato, camorrista, che poi c'ha tante sfaccettature, camorrista di sangue, camorrista di ferro, tante cose, dipende quello che il tuo curriculum. Se hai già omicidi, quando sei camorrista, quindi sei camorrista di sangue e di catene, se hai fatto pure galera. In realtà lo sgarrista, tu prima lo sgarro, all'epoca della 'ndrangheta, lo sgarro lo poteva prendere soltanto uno, stiamo parlando di epoche fa, che sparava un ufficiale dei carabinieri, quindi stiamo parlando dell'epoca dei moschi. Dall'ufficiale si è passato il semplice carabiniere, non sparava, lo uccideva, si è passato il semplice carabiniere, si è passato al ferimento del semplice carabiniere, si è passato all'omicidio, che pure se non era un carabiniere. Dall'omicidio si è passato al ferimento, ma una volta per prendere lo sgarro dovevi avere determinati omicidi sulle spalle, non era una cosa che potevano prendere tutti. Lo sgarro è la massima carica, ancora tuttora, pure se esiste la maggiora, ancora tuttora tu con la carica di sgarro tu puoi formare società. Diciamo, la barberia è sempre stato un punto di riferimento. È un punto di riferimento per tanti, però è anche un punto di riferimento, è stato un punto di riferimento anche per i mafiosi, ok? Perché comunque dal barbiere è lì che assorbi la notizia, è lì che mandi la notizia, il barbiere sa sempre tutto di tutto, quindi il punto di riferimento era il barbiere e il bar. Da quando hanno cominciato ad ammazzare le persone mentre si facevano la barba, è difficile, si è molto prudenti quando si va dal barbiere. Io stesso, da quando sono collaboratore, mi trovo in una barberia da anni, io non vado dai barbieri, non uso. Tu non andavi da tanto tempo dal barbiere proprio per questa paura? Io no, non è questo, non è tanto paura, non esiste, non è il discorso. Un dranghetista non può avere paura, un dranghetista è nato perché se non ha domato la paura è impazzito. Un dranghetista non si comporta su certe cose per una questione di paura, per una questione di stile di vita. Oggi abbiamo fatto questo primo confronto, secondo me molto interessante, poi è normale che da qui c'è spazio per mille domande, mille curiosità, tutte le particolarità che magari ci sono sfuggite, cioè a maggior ragione scriveteci nei commenti quelle che possono essere le vostre curiosità, le vostre domande che ci sono sfuggite, che volete sapere, così magari per un prossimo futuro possiamo farne una seconda puntata dove ci confrontiamo e dove rispondiamo a quelle che sono state, secondo me, le migliori domande. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, vi saluto, ciao!